Annullati i corsi musicali estivi e i concerti dell'Orchestra Sinfonica Internazionale Giovanile a causa della pandemia da coronavirus, l'estate musicale frentana dedica un concerto straordinario il prossimo 10 agosto alla memoria di Ezio Bosso, il pianista recentemente scomparso. L'evento con i solisti del Teatro dell'Opera di Roma si svolgerà nel chiostro del Parco delle Arti Musicali a Lanciano, con appena 130 posti disponibili. L'iniziativa è stata presentata dal sovrintendente artistico Omar Crocetti e dal direttore artistico Andrea Tenaglia. Il Roma Opera Ensemble, composto da 5 archi e 5 fiati, eseguirà le più belle arie di Verdi, Bellini, Rossini e Puccini. Perché in memoria di Ezio Bosso? Perché proprio lui, dice il direttore Tenaglia, avrebbe dovuto aprire la stagione dirigendo il concerto inaugurale in programma per lo scorso 27 giugno. Nel concerto del 10 agosto sarà eseguita anche una piccola anteprima per gli spettatori di Lanciano, una musica composta dallo stesso Bosso. Sì, il 10 agosto noi siamo molto orgogliosi di poter commemorare Ezio. Sarebbe dovuto venire il 27 di giugno ad inaugurare la nostra stagione, però, come hai detto, prematuramente ci ha lasciati. Vogliamo mantenerlo in vita con il suo ricordo. Faremo questo programma dedicato a lui con il Roma Opera Ensemble, tutti i solisti del Teatro dell'Opera di Roma, un decimino, che eseguirà tutte musiche trascritte per questo ensemble, musiche di Verdi, di Bellini, e di Donizetti, ma ci sarà anche una chicca: eseguiranno in prima assoluta una trascrizione di una musica proprio scritta da Ezio. Quindi presenteremo questa musica che Ezio ha scritto e che è stata appunto ritrascritta per questo ensemble. La stagione proseguirà con 15 appuntamenti che si svolgeranno tra la Casa di Conversazione e il Teatro Fenaroli dal 20 settembre al 2 gennaio. Una serie di concerti, spiega il sovrintendente Crocetti, collegati a seminari e workshop. Insieme ai concerti riparte anche la campagna abbonamenti con costi notevolmente ridotti. Sia i biglietti che gli abbonamenti saranno nominativi per rispetto delle norme anti-Covid. Poi, dal 20 settembre in poi, tutto lo svolgimento della stagione ordinaria che è stata rimodulata e riprogrammata dal punto di vista finanziario e artistico, con 15 concerti obbligatori che quest'anno si svolgeranno per le note vicende del Covid alla Casa di Conversazione nella prima parte, quindi da settembre, ottobre e parte di novembre, e poi nel Teatro Fenaroli, che è un po' la nostra casa, con i concerti un po' più grandi dal punto di vista della musica da camera, diciamo.